A kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Molimo i za nas. Molitva Duhu Svetomu. Veni Creator Spiritus, odođi Stvorče duše svih. Pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi što... I cuori che hai creato. O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso del Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio risorto, con lo Spirito Consolatore, adesso e nei secoli dei secoli. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo, o Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità. Donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto per Cristo nostro Signore. Amen.
Cari amici, cari giovani, al 30° Festival dei Giovani, di cui il tema è Seguimi la parola di Dio, e siamo venuti qui perché desideriamo seguirlo. Vorrei presentarvi i nostri cari pastori. È una grande gioia quest'anno perché loro sono con noi e perché tutti insieme possiamo seguire il nostro buon pastore Gesù. Stasera qui con noi sono l'arcivescovo Carbaglio. Poi anche l'arcivescovo Henry Koser, visitatore apostolico per la parrocchia di Međugorje. Nadbiskup Tadeusz Vojda. Poi l'arcivescovo Tadeusz della diocesi Kielce di Polonia. Poi vescovo Dominique Rey, vescovo della diocesi Fréjus-Toulon, Francia. Vescovo Vlado Košić, vescovo della diocesi di Sisak, Croazia. Vescovo Darwin Andino, vescovo di Honduras. Vescovo Marian Forcik, vescovo ausiliare di Kielce in Polonia. Vescovo emerito Andrea Choin Ching-mu di Corea. Il nostro provinciale padre Milenko Steko. E questa Santa Messa sarà presieduta dal arcivescovo Luigi Pezzuto, nunzio apostolico in Bosnia ed Erzegovina. Monsignor Pezzuto, grazie per essere qui con noi, grazie per tantissime cose che ha fatto per noi e che continuate a fare per Međugorje. Non lo sanno tanti, ma noi lo sappiamo, i suoi meriti sono grandissimi e la preghiamo di iniziare con la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, confessiamo i nostri peccati perché possiamo celebrare degnamente questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie,
Slava Bogu. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. Gospodine, guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Čitanje poslanice dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati. Fratelli, noi quando eravamo fanciulli eravamo come schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida, Abba Padre, quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Oh,
benedicta tu in mulieribus. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Parola del Signore. Un annuncio: prima dell'omalia si è persa una bambina. Chiediamo il suo
Padre che venga a sacristia. Carissimi giovani, draghi mladi, questo secondo giorno del vostro trentesimo festival qui a Međugorje, dopo la catechesi di questa mattina, vi vede riuniti in assemblea eucaristica che si ispira a un brano evangelico in perfetta armonia con il tema del Mladifest 2019. Drugoga dana vašeg 30. festivala ovdje u Međugorju, nakon jutrošnje kateheze, okupili ste se na euharistijskom slavlju nadahnutom evanđelskim odlomkom koji je u savršenom skladu s temom Mladifesta 2019. godine. Immaginate Gesù che sta passando tra voi, che sta passando e si ferma dinanzi a te, come si fermò un giorno dinanzi a Pietro e agli altri apostoli, dinanzi a Matteo il pubblicano, e ti dice, fissando lo sguardo su di te, ti dice, seguimi. Zamislite Isusa koji hoda među vama, prolazi i zaustavlja se pred tobom, kao što se jednoga dana zaustavio pred Petrom i ostalim apostolima, pred Matejem carinikom, usredotoči pogled na tebe i kaže ti, idi za mnom. C'è stata una persona nella storia dell'umanità alla quale per primo il Verbo di Dio ha rivolto l'invito a seguirlo. Postojala je međutim u povijesti čovječanstva jedna osoba kojoj je riječ Božja prvoj uputila poziv da ju slijedi. Questa persona è Maria, la giovane vergine di Nazareth, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Ta osoba è Maria, mlada djevica iz Nazareta, djevica zaručena s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova. Noi pertanto leggiamo oggi l'evento dell'annunciazione nell'ottica del primo seguimi pronunciato nei confronti di colei che con il suo sì sarebbe diventata la madre del figlio di Dio. Danas mi čitamo događaj navještenja u svjetlu onog prvog idi za mnom, izgovorenog onoj koja će svojim da postati majkom Sina Božjega. Possiamo allora dire che Maria, ancor prima di essere madre, si è collocata come discepola del Verbo di Dio, anzi, potuto diventare madre perché prima è stata discepola, si è messa alla scuola del Verbo per essere in grado di procurargli a suo tempo un corpo di carne. Možemo dakle reći da se Marija i prije nego što je postala majka postavila kao učenica Božje riječi. Štoviše, mogla je postati majka jer je najprije bila učenica. Išla je u školu riječi kako bi bila u stanju priskrbiti mu, kada za to dođe vrijeme, tijelo od krvi i mesa. Giustamente, noi proclamiamo che il maggior titolo di Maria è quello di madre di Gesù,
non solo vero uomo, ma anche vero Dio. Tuttavia, è anche vero che il percorso realizzato da Maria per giungere alla maternità divina è stato il percorso del discepolato, della sequela del Verbo di Dio. Mi spravo mi spovjedamo da je najveći Marijin naslov Majka Isustova, ne samo pravoga čovjeka, nego i pravoga Boga. Međutim, također je istina da je put koji je prošla Marija kako bi dosegla božansko majčinstvo bio put učeništva, put sljedbeništva Božje riječi. Segui mi, dice il Verbo di Dio a Maria, e Maria dice di sì. Idi za mnom, riječ Božja govori Mariji, a Marija kaže da. Ma qual è il senso vero di quel seguimi? Ali što je pravo značenje poziva idi za mnom? Quando Dio in Gesù ti dice seguimi, vuol dire che Egli, Dio, si sta chinando su di te, si sta innamorando di te. Vuol dire che tu gli hai rubato il cuore e lui ti riempie di luce. Kad ti Bog u Isusu kaže idi za mnom, to znači da se On, Bog, saginje nad tobom, zaljubljuje se u tebe. To znači da si mu ti ukrao srce, a On te ispunja svjetlošću. Questo è quanto è accaduto in Maria. Dio si è chinato su di lei, l'ha amata e l'ha riempita della sua luce, cioè della sua grazia, della sua stessa vita. Ecco, allora, Maria piena di grazia. To je ono što se dogodilo u Mariji. Bog se sagnuo nad njom, uzljubio je i ispunio je svojom svjetlošću, odnosno svojom milošću, svojim vlastitim životom. Evo dakle Marije milosti pune. Maria è piena di grazia, non perché ha risposto di sì a Dio, ma perché Dio per primo le ha detto sì, Dio le è andato incontro per primo, ma lei si è aperta, lei si è resa disponibile. Maria è puna milosti, ne zato što je Bogu odgovorila sa da, već zato što je Bog njoj prvi rekao svoj da. Bog je prvi išao ususret njoj, ali se ona otvorila. Učinila se raspoloživom. Ora, quando questo seguimi, Dio lo pronuncia verso ciascuno di noi, noi entriamo nel medesimo percorso di Maria e di tutti quelli ai quali Dio ha detto e continua a dire seguimi. Sada, kada idi za mnom, Bog govori svakome od nas. Mi ulazimo na taj isti Marijin put i put svih onih kojima je Bog rekao i nastavlja govoriti idi za mnom. Tra questi ci siamo anche noi, buoni e meno buoni, non conta. Su ciascuno Dio si china, ciascuno ruba il cuore di Dio, ciascuno diviene un amato per sempre da Dio. E se tu gli apri la porta del tuo cuore e rispondi sì,
Egli, Dio, ti riempie di cielo, ti riempie di grazia, ti riempie della sua vita, ed essere riempito della vita di Dio vuol dire essere santi. I mi smo među njima, dobri i manje dobri, nebitno. Nad svakim od nas se Bog sagiba, svatko od nas krade Božje srce, svatko postaje od Boga zauvijek voljen. I ako mu ti otvoriš vrata svoga srca i odgovoriš da, on, Bog, ispunja te nebom, ispunja te milošću, ispunja te svojim životom. A biti ispunjen Božjim životom znači biti svet. Chi è allora il santo? Santo è colui che accoglie un Dio che l'ha amato per primo. Santo è colui che ama Dio perché scopre di essere stato amato originariamente da Lui. Tko je onda svet? Svet je onaj koji prihvaća Boga koji ga je prvi uzljubio. Svet je onaj koji ljubi Boga, jer je otkrio da je od njega od početka ljubljen. Capite bene pertanto che la santità non è fatta di osservanze e di precetti. Si tratta di una santità che precede ogni comportamento etico e morale. Si tratta di una santità originaria, dovuta all'avvicinarsi di Dio alla tua persona. Egli dice: seguimi perché ti amo. E tu gli rispondi: sì, ti seguo perché tu mi ami. Allora gli impegni etico-morali diventano una conseguenza spontanea di tutto questo percorso. Dakle, dobro razumijete da se svetost ne sastoji od obdržavanja i pravila. Riječ je o onoj svetosti koja prethodi svakom etičkom i moralnom ponašanju. Govorimo o izvornoj svetosti koja je ostvarena Božjim približavanjem tvojoj osobi. On kaže: idi za mnom, jer te ljubim, a ti mu odgovaraš: da, idem za tobom, jer ti mene ljubiš. Dakle, etičko-moralne obveze postaju spontana posljedica cijeloga ovoga puta. Se le cose stanno così, carissimi giovani, il seguimi che Dio rivolge a ciascuno di noi in Gesù non è un invito ad avere paura. Infatti, nel momento in cui mi imbatto nel seguimi, prendo coscienza che Dio si rivolge a me perché mi ama. Pertanto non è la paura che deve prevalere, bensì il sentimento contrario alla paura, che è la gioia e l'esultanza. Dragi mladi, ako stvari tako stoje, poziv idi za mnom kojega Bog upućuje svakome od nas u Isusu nije poziv kojega se treba bojati. Zaista, u trenutku kada susretnem poziv idi za mnom, postajem svjestan da se Bog obraća meni, jer me ljubi. Stoga, ne smije prevladati strah, nego osjećaj koji je suprotan strahu, a to je radost i klicanje. Ecco perché nell'annunciazione l'angelo inizia il suo dire esortando, anzi quasi ordinando imperativamente alla Vergine di gioire,
di rallegrarsi, di esultare. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Evo zašto anđeo kod navještenja započinje potičući, što više gotovo imperativno naređujući djevici da se raduje, da se razveseli, da kliče, raduj se milosti puna, Gospodinje s tobom. Gioia è la prima parola. Sii lieta, sii felice, Maria. Radost je prva riječ. Veseli se, budi sretna, Mario. Di fatto, la gioia è la cosa buona, benché rara, che noi tutti gli umani cerchiamo tutti i giorni, anzi in ogni istante della nostra esistenza qui sulla terra. E possiamo essere certi che anche la ragazza di Nazareth, Maria, cercasse la gioia e la felicità, che sole possono dare pienezza alla vita umana. Zaista, radost je dobra, iako rijetka stvar, koju svi mi ljudi svakodnevno tražimo, štoviše u svakom trenutku našeg ovozemaljskog postojanja. I možemo biti sigurni da je i djevojka iz Nazareta, Marija, tražila radost i sreću, koje jedine mogu dati puninu ljudskome životu. Attenzione, l'angelo non le dice prega, inginocchiati, fa questo o quello, ma semplicemente apriti alla gioia, come una porta che si apre al sole. Pozor, angelo joj ne kaže moli, klekni, učini ovo ili ono, nego jednostavno otvori se radosti, poput vrata koja se otvaraju suncu. Ciò vuol dire che Dio seduce perché parla il linguaggio della gioia. Il Dio della fede cristiana e cattolica non è dunque un Dio burbero e neanche quello dell'atteggiamento impressionantemente serio che riscontriamo negli antichi profeti o nel ruvido Giovanni Battista. To znači da Bog zavodi, jer govori jezikom radosti. Bog kršćanske i katoličke vjere nije dakle neki mrzovoljni Bog, ni Bog ozbiljnog stava koji impresionira, kako ga nalazimo u drevnim prorocima ili u grubom Ivanu Krstitelju. Spesso, specialmente tra i giovani, non ci si sente attratti dalla fede cristiana e cattolica perché non si ha un'idea corretta di Dio, che è il contenuto essenziale della fede. Često se, posebno među mladima, ne osjeća privlačnost kršćanske i katoličke vjere, jer se nema ispravna slika o Bogu, što je bitni sadržaj vjere. Ma l'invito iniziale alla giovane da parte dell'angelo nell'annunciazione dischiude ampi orizzonti circa la conoscenza vera del Dio dei cristiani. Egli è un Dio che si avvicina all'essere umano e gli porta una carezza. È un Dio che viene e stringe in un abbraccio l'umanità intera ed ogni singola persona. È un Dio che viene e porta una promessa di felicità. È un Dio che può, anzi deve, autoproporsi perché la sua vicinanza porta conforto alla vita.
No, početni anđelov poziv djevojci kod navještenja otvara široka obzorja o istinskom poznavanju kršćanskoga Boga. On je Bog koji se približava ljudskom biću i miluje ga. On je Bog koji dolazi i grli u zagrljaju čitavo čovječanstvo i svaku pojedinu osobu. To je Bog koji dolazi i donosi obećanje sreće. To je Bog koji nam se može, da pače, koji nam se mora samo ponuditi, jer njegova blizina životu donosi utjehu. Allora, la fede cristiana e cattolica, in una felice sintesi, non è altro che ospitalità di un Dio innamorato e affidabile, cosicché colui che l'abbraccia non può non essere un credente gioioso. Maria è stata una credente gioiosa, la cui esultanza diventa sorriso giovanile, danza e canto nel Magnificat. Tako kršćanska katolička vjera u jednom sretnom spoju nije ništa drugo nego gostoprimstvo zaljubljenog i pouzdanog Boga. Tako da onaj tko je prigrli ne može nego biti radostan vjernik. Marija je bila radosna vjernica čije klicanje postaje mladenački osmijeh, ples i pjesma u njezinu veliča. A noi che ci rivestiamo spesso di gravità e pesantezza, Maria ricorda che la fede è fiducia in Dio. Pertanto, la persona di fede autentica sa che in qualsiasi circostanza, lieta o triste della vita, può contare con Dio, può affidarsi a Lui. Se manca questa fiducia solida, esclusiva e concreta in Dio, non si può parlare di fede cristiana e cattolica. Maria, nas koji smo često zaodjeveni težinom i teškoćom, podsjeća da je vjera povjerenje u Boga. Zato osoba autentične vjere zna da u bilo kojoj životnoj situaciji, veseloj ili tužnoj, može računati na Boga, može imati povjerenje u njega. Ako nedostaje ovo čvrsto, isključivo i konkretno povjerenje u Boga, ne može se govoriti o kršćanskoj i katoličkoj vjeri. Infine, non bisogna dimenticare che l'invito alla gioia da parte dell'angelo non è diretto solo a Maria. Attraverso di lei anche noi siamo introdotti, coinvolti ed immersi in questo oceano di gioia. Cosicché Maria entra in scena nel progetto salvifico di Dio in Gesù Cristo come una profezia di felicità per la nostra vita, come una benedizione di speranza consolante che scende sul nostro male di vivere, sulle solitudini patite, sulle tenerezze negate, sulla violenza che ci insidia ma che non vincerà, perché la bellezza è più forte del drago della violenza. Na kraju, ne smijemo zaboraviti da anđeoski poziv na radost nije upućen samo Mariji. I mi smo preko nje uključeni, obuhvaćeni i uronjeni u ovaj ocean radosti. Tako Marija dolazi na scenu Božjega plana spasenja u Isusu Kristu kao proroštvo sreće za naš život, kao blagoslov nade, tješiteljica koja se spušta na naše zlo od života, na samoće koje trpimo, na uskraćene nježnosti,
na nasilje koje vreba, ali neće pobijediti, jer ljepota je jača od zmaja nasilja. Carissimi giovani, siete venuti qui a Međugorje perché avete una grande devozione mariana. Tuttavia, sappiate che la vera devozione a Maria non consiste nelle molte pratiche devozionali, né nella ricerca di eventuali avvenimenti straordinari, di cui sono tanto avidi gli occhi del nostro corpo. La vera devozione a Maria, invece, consiste nel diventare persone che generano Cristo in se stesse per poi donarlo agli altri. Predragi mladi, došli ste ovdje u Međugorje jer imate veliku marijansku pobožnost. Međutim, znajte da se prava pobožnost Mariji ne sastoji u brojnim pobožnim praksama, niti u potrazi za bilo kakvim izvanrednim događajima za kojima naše tjelesne oči pohlepno žude. Naprotiv, istinska pobožnost prema Mariji sastoji se u tome da postanemo osobe koje Krista rađaju u sebi samima, kako bi ga zatim darovali drugima. La nostra preghiera allora non sia solo e continuamente richiesta dell'aiuto divino per le nostre necessità, come siamo soliti fare. Imploriamo invece la grazia di aiutare noi, Dio, ad incarnarsi nelle strade e nelle case, in tutti gli ambienti della vita sociale, culturale, economica e così via. In una parola, imploriamo da Dio Padre la medesima forma, il medesimo stile di Maria, in quanto credente, appassionata, gioiosa, libera e forte. Amen. Neka naša molitva, dakle, ne bude isključivo i neprekidno traženje božanske pomoći u našim potrebama, kao što to obično činimo. Zazivajmo radije milost da mi pomognemo Bogu kako bi se utjelovio na ulicama, u našim domovima, na svim područjima svekolikog društvenog, kulturnog i gospodarskog života. Jednom riječju, molimo da nam Bog udjeli onaj isti Marijin način i stil života, nje koja je vjernica, gorljiva i radosna, slobodna i jaka. Amen. Ostanimo nekoliko trenutaka. Rimaniamo qualche attimo in silenzio e con l'abbandono della Madonna riceviamo la buona novella.
pomolimos. Preghiamo. Alla festa della Madonna degli Angeli, giorno della conversione completa di San Francesco, preghiamo per tutti coloro che faranno pellegrinaggio ad Assisi, per tutti coloro che chiedono il perdono nelle chiese francescane, preghiamo per la conversione dei nostri cuori, ti preghiamo. Rumeno. Doamne. Preghiamo che diventiamo capaci di perdonare a noi stessi e agli altri e ricevere il perdono di Dio in una sincera confessione. Ti preghiamo. Bulgaro. Chiediamo l'intercessione di San Francesco per i giovani che non hanno la fede o hanno perso la fede e sono lontani dalla Chiesa e dei sacramenti. Ti preghiamo. Ungherese. Preghiamo per poter fare l'esperienza dello sguardo di Gesù quando dice vieni e seguimi. Ti preghiamo. Coreano. Preghiamo affinché possiamo seguire Gesù secondo l'esempio di Maria, Regina degli Angeli, che ha detto all'angelo sì, sia fatto a me. Preghiamo per i giovani che combattono contro le dipendenze, droga, alcol, giochi, internet, pornografia e altre, perché possano trovare in Gesù la motivazione per cambiare vita. Ti preghiamo. Bielorusso. Preghiamo per la giustizia e la pace nel nostro mondo, che è caratterizzato da strutture di peccato. Ti preghiamo. Inglese. Preghiamo per essere coscienti di tutto quello che Dio ci ha dato e capaci di condividere con chi ha di meno. Ti preghiamo. Olandese. Preghiamo per i giovani che soffrono per i conflitti nella famiglia o il divorzio dei loro genitori affinché possano scoprire la perfetta paternità di Dio e sentire nel cuore le parole di Gesù ecco tua madre, ti preghiamo. Spagnolo. Preghiamo per i malati e per coloro che in questo momento soffrono di più. Preghiamo per i nostri defunti affinché possano ricevere la piena indulgenza ed entrare nella gloria del cielo. Ti preghiamo. Te lo preghiamo per Cristo nostro Signore. Thank you.
Monite. Pregate, fratelli, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O svetkovini, ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della madre del tuo figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
Veri Sanctus est Domine, fons omni sanctitatis, et ergo dona quae sumo spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agem fregit, deditque discipuli suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedi discipuli suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, ic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui nos dignos abuisti a stare corante et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Santo congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesie tue, toto orbe diffuse, utean in caritate perficias una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Radko, Episcopo nostro Enrico, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, fin spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beato Iosef, eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mereamur, esse consortes, et te laudemus et glorificemus per in filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Preghiamo come ci ha insegnati il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Per la Santa Comunione i sacerdoti comunicano per intenzione: cari fedeli, prima di uscire dalle vostre panche, controllate le vostre cose, non abbandonatele sulle panche, portatele con voi. Voi che state davanti all'altare esterno, uscite dalle vostre panche, giratevi gli uni verso gli altri e mettetevi sui corridoi larghi. Voi che state ai lati laterali della chiesa, avvicinatevi alla chiesa. Voi che siete dentro la chiesa, uscite dalle vostre panche. Per favore rispettate e seguite i volontari, loro sono qui per aiutare, perché tutto passi in maniera dignitosa e nell'ordine migliore. Thank you.
When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
samo jedna obavijest. Saša Majer, Istindel sakristaj, und wartet auf seine Mutter, Sandra Majer. Saša ist in der sakristaj. Saša Majer čeka majku u sakristiji, Sandru Majer. Yeah.
the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Just give me Jesus.
già sei per noi, fiducia sei per noi, perché sei vivo dentro di noi. Fiducia sei per noi, fiducia sei per noi. Preghiamo. Ci giovi, oh Signore, il convito a cui abbiamo preso parte in questa celebrazione della Vergine Maria, ci faccia sperimentare più abbondantemente la misericordia del tuo Figlio e ci ottenga di amare per sempre Lui, che è Dio. Cristo. E vive e regna nei secoli dei secoli. Poslušajmo obavijesti i napomenu. Ieri sera la celebrazione liturgica l'ha presieduta vicario generale di Papa Francesco della diocesi di Roma e stasera il rappresentante del Papa, Arcivescovo Luigi Pezzuto, nunzio apostolico in Bosnia ed Erzegovina. Grazie mille, Monsignor, e per tutto ciò che fate per Međugorje. Insieme ai nostri vescovi, arcivescovi, nella concelebrazione c'è stato 678 sacerdoti. Cari amici, se qualcuno di voi non si è ancora confessato,
è l'occasione per il sacramento della confessione. Ci sono tanti sacerdoti a disposizione. Non perdetevi questa occasione. Sui nostri banchetti potete comprare i CD con i giorni precedenti. Bevete tanta acqua, state attenti alle vostre cose, ai vostri soldi. Abbiamo sentito che alcuni di voi hanno difficoltà con gli apparecchi, con le radioline attraverso cui sentite la traduzione. Potete presentarvi dai nostri tecnici al nostro banchetto press. I nostri tecnici possono aiutarvi. I giovani di Cenacolo e i giovani della nostra parrocchia si occupano della tela alla mia sinistra, lunga 100 metri, e fino a lunedì lì potete scrivere le vostre preghiere, ringraziamenti a Dio, i pensieri spirituali e così via. L'ultima sera lo presenteremo e lo offriremo durante la Santa Messa. Meditate il tema del Mladifest, seguimi. Scrivete qualcosa, qualche pensiero su questo tema, ciò che Gesù vi dice quando vi dice seguimi. Leggete la parola di Dio in questi giorni. Dopo la Santa Messa preghiamo sette Pater Ave Gloria, dopodiché segue la benedizione degli oggetti religiosi e poi la preghiera con le candele e la preghiera davanti alla croce. Durante la preghiera con le candele, cari giovani, non accendete da soli le vostre candele. Il senso è che la luce non la metti tu, ma la ricevi dagli altri e la doni agli altri. Domani mattina iniziamo alle 9 con la preghiera mattutina. Quanto è bello partecipare nella preghiera, iniziare la giornata con la preghiera. Dopodiché segue la catechesi e le testimonianze, tutto accompagnato con i canti del nostro orchestra internazionale. Venite sempre in tempo, perché se venite in ritardo potete perdere qualcosa di importante. La catechesi di domani, dalle 9.40 fino alle 10.40, sarà fatta da Vescovo Dominic Rey, Vescovo di Toulon. Non perdetevela. Dopodiché seguono le testimonianze di Hong Kong, di Guadeloupe, Francia, di Suor Brigita Clarissa di Brestovsko, e domani pomeriggio ci sarà la testimonianza dall'Italia, poi di Mary Smills. Non perdiamo queste esperienze così profonde, così potenti. Alle 7 ci sarà l'Eucaristia presieduta dal arcivescovo Henry Koser, visitatore apostolico per la parrocchia. Attraverso internet ci hanno seguiti 1.966 persone. E tantissimi altri attraverso altri mezzi. Chiediamo i sacerdoti che rimangano ai loro posti, perché perché ne avremo bisogno durante la preghiera con le candele, perché poi i sacerdoti passeranno la luce ai giovani, perché siano la luce per i giovani.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Clecnimo e molimo, credo, credo. Inginocchiamoci e preghiamo. Vjerujem u Boga, Otca. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Njegova jedinoga gospodina našega, koji je začet po duhu svetom, rođen od Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu i Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otsu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otsu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Regina della Pace, benediciamo il Signore. Grazie a te.
Benedizione degli oggetti di pietà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi e l'opera delle nostre mani, e fa che riconoscendo in te il sommo bene instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.